Notte Bianca a Salerno, arte, cultura e non solo commercio. Sicuramente, è l'ottava edizione, sono 8 anni sono passati, questa è un'edizione importantissima, faremo 3 giorni di manifestazione, il venerdì sera inizieremo nel santuario della Madonna del Carmine con un concerto del maestro Vince Tempera, nostro carissimo amico, poi la carovana si trasferirà il giorno dopo nella zona orientale, 3 chilometri di isola pedonale, 3 palchi allestiti, grandi eventi, Mercatello voglio ricordare in sud, poi il concerto di Adriano Pappalardo e Tony Tammaro che ci è stato fortemente richiesto dalla piazza, quindi ritorna per la terza volta a Salerno. A Pastena in contemporanea avremo invece Schettino, il comico, insieme al concerto a mezzanotte di Manuela Villa. L'altra piazza importante è quella dedicata ai giovani, quella di Piazza Giacomino Glorioso, il loro concerto con Raiz, voce storica dei 99 Post, a mezzanotte. Le mongolfiere che saranno allestite in via Madonna di Fatima e in via Gaeta, via Ventimiglia e poi ancora tantissime altre novità con la compagnia degli Sbuffi il sabato con il loro spettacolo per l'Estia Posidonia nella zona orientale. E poi c'è questa chicca che abbiamo preso proprio sul, sul fil di lana, che è la cover della regina Elisabetta, quindi che arriverà da Treviso con tutto lo staff e che vedremo sia sabato che domenica. Una notte bianca per un futuro meno fosco. Diciamo che questa è una bella manifestazione che ormai sono più di 10 anni che ha luogo a Salerno, soprattutto nel periodo estivo, promossa dalla CIDEC, ed è un'iniziativa che riscuote sempre successo. Io ricordo l'ultimo anno, l'anno scorso, un concerto della Loredana Bertè con un grandissimo di persone su Piazza Portanova. Quello che noi auspichiamo è che ovviamente il ritorno ci sia per le attività economiche, sia dell'area orientale che dell'area centro della città. Diciamo che questo è l'obiettivo, quindi noi come Camera di Commercio supportiamo queste iniziative proprio perché abbiano un riscontro dal punto di vista delle vendite da parte degli operatori e di tutti i settori merceologici, ovviamente in particolare stiamo parlando del commercio, però credo che siano quelle iniziative di stimolo che devono, come dire, portare la gente per le strade e avere l'occasione in quello di essere anche un po' più sereni, passare delle serate in tranquillità, in serenità, che gli concedono anche fare degli acquisti in momenti e in orari assolutamente insoliti, ma proprio per questo potrebbero essere, ci auguriamo, i nostri concittadini più rilassati. Ma qual è la situazione attuale del commercio a Salerno? Quali prospettive? Guardi, il commercio sta vivendo, ecco, queste iniziative tendono proprio a contrastare quello che è una difficoltà dell'apparato commerciale, che non è un problema di Salerno, è un problema, io direi, di carattere internazionale, perché quando il commercio sta modificando totalmente il suo modo di approccio al mercato, pensate all'e-commerce, quanti prodotti vengono venduti ormai su internet, quante persone ormai tranquillamente fanno riferimento a questi colossi tipo Amazon per i loro acquisti, capiamo bene che soprattutto per il commercio di prossimità c'è una seria difficoltà, proprio perché uno può comprare le stesse cose a volte a prezzi decisamente migliori. Concentrazione per le attività economiche, di fatti stanno anche loro subendo questo problema. L'anno scorso in Italia sono stati 30 miliardi di euro gli acquisti sulle piattaforme informatiche, quindi capiamo bene che questo è un problema serio che va contrastato, o bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, perché diciamo che dobbiamo ritornare ad aspetti più umani, ecco, probabilmente in questo caso anche l'operatore economico deve fare qualche riflessione su come modificare la modalità dell'offerta, più che l'offerta, devi in qualche maniera essere più coinvolgente, più attrattivo, perché sennò il click ti ruba il cliente.